Ciao, buongiorno. Io mi chiamo Maria Rosaria. Ma io. Ah, sei tu? Sì. Piacere, sono un giornalista di La 7. Ah, sì. Ma com'è andata quella volta là del concerto? Sì. Niente. Concerto di Tony Colombo. Ha cantato 5 minuti sulla ghiaccia. Sono arrivati lì. Cioè, voi non sapevate che ci voleva il permesso? No, io mi sono chiamata all'avvocato, quindi non so come concedere. Com'era la cosa? Vi sono presi i soldi? Sì, io li ho pagati. Ah, ok. Ma chi se li ha presi i soldi? Quello che io ho cantato la festa, il bambolino. Ah, lui? Sì. Quindi non Tony Colombo direttamente, però? No, però penso che gliel'ha pagato. E tutto senza fattura, senza niente? No. Quanto costa una serata del genere? Lui prende 1.400. Tony Colombo? Sì. E tu avevi speso in totale però di più? 2.000 per i due influenze. Ah, perché c'erano due influenze più Tony Colombo? Sì, ma ok. Ma 2.000 euro voi li avete bonificati e dati proprio in mano? No, in contanti. In contanti in mano? Sì. Hanno preso sono 2.000. Bambolina, ti ha risposto? No, non l'ho sentito più. Ma chi è Enzo Bambolina? Io volessi fare una domanda a Stiwai, un gas magnina a tutti quanti in dei local. Un profilo Instagram da 128.000 follower, su Facebook si presenta come organizzatore di eventi e su WhatsApp c'è addirittura il logo della sua agenzia, Bambolina Music. Ma sentite cosa ci dice quando lo raggiungiamo al telefono. Quell'evento non l'ho organizzato io. Perché tu su Instagram c'è scritto organizzatore di eventi? Ma no, non lo so, dove c'è scritto questo organizzatore di eventi? C'è scritto che sei organizzatore di eventi, cioè se poi... Ma uno su Instagram può scrivere di tutto, posso scrivere pure ho i capelli lunghi e poi mi vedi da vicino e sono pelato per farti capire. La signora dice che ha speso 2.000 euro per quell'evento là, per quella serata, e che li ha dati a te in contanti. No, ma non ho preso i soldi io, mica prendo 2.000 euro e chi so... No, però la signora dice io ho speso 2.000 euro, li ho messi in mano a Bambolina. So, a quello che so 600 euro erano per lui e un altro e 1.400 erano per Tony Colombo. Ma che prove ha che me la tagliano in contanti? Hai capito quello che dico io? Tony Colombo non ha preso niente? Ma io non lo so, io parlo di Enzo Bambolina, io sono Enzo Bambolina, vado nei negozi, gli artisti sono miei amici perché io li seguo, ma poi quello che fanno gli artisti, perché comunque parliamo di lavoro, io non c'entro niente con il lavoro che fanno loro.